prima BMW Motorrad Napoli. Gruppo Rima Yamaha, via Arenaccia, Napoli. Moto Design Customs, in via Ida 2731. Due ruote, Corso Novara 13, Napoli. Lamberti Moto e Ricambi, via Nuova del Campo 25C, Napoli. Ti aspetto su motoricambi39.it. Motoshop 3000, a Capua in via Nazionale Appia 121 e a Napoli in via Benedetto Brin 64B. Adesso parliamo di velocità, quindi cambiamo argomento, ce ne andiamo un po' in pista, perché abbiamo seguito un'altra giornata in circuito con Maurizio Bottalico e la sua Guidare e Pilotare Moto. Continuano quindi questi appuntamenti per tutti gli appassionati di velocità. Il nostro Maurizio è molto bravo nell'organizzare queste giornate, ce ne sarà un'altra tra poco, saremo anche noi invitati a girare in pista, tantissimi motociclisti giovanissimi, questa è veramente una cosa molto molto importante che ci rincuora, e appunto eravamo lì per documentare questa bella giornata in pista al Gianni De Luca di Airola. Vediamo. Noi abbiamo già fatto il nostro giro, anche se siamo a inizio servizio. Perché? Perché dico questo? Perché voglio veramente dirti che ho raccolto tutti i commenti positivi, direi degli amatori, dei ragazzi che hai invitato, dei professionisti tipo Riveccio, Pizzo, tutti molto contenti e soddisfatti di questa bella giornata, grandissima partecipazione, dobbiamo farne presto altre. In realtà sono contenti perché gli ho promesso che a fine giornata gli restituisco i soldi indietro e quindi per forza, per contratto, che ho fatto anche il contratto, devono dire questo. Quindi ho fatto un servizio falsato. Sì, sì, vabbè, dopo te li do anche a te. No, a parte gli scherzi, sono molto contento perché comunque l'intento mio è proprio questo, di far divertire la gente cercando di spendere il meno possibile, perché sappiamo benissimo questo ambiente e questa passione quanto è costosa. Quindi se posso cercare insieme alla mia scuola, insieme chiaramente all'autodromo Gianni De Luca, di favorire chi crede in noi, lo faccio ben volentieri. Quindi il mio intento è questo, sicuramente di chiamare in primis le vecchie leve, quindi amici, anche piloti che sono presenti qua, e ringrazio oggi tipo Ciro Pizzo, Gianfranco Riveccio, ma soprattutto far avvicinare i giovani, perché alla fine sono i giovani il futuro di questo mondo. Certo, è chiaro. Vabbè, andiamo a vedere questi giovani, tutte le battute che abbiamo raccolto con il nostro Mario Titone, e poi torniamo con Maurizio per le battute finali, ok? Grazie. Come va? Come è andata? Bene, bene. Non è la prima volta che vengo. Contento. Lui è il neofita. Lui è... Adesso ci arriviamo, aspetta. Allora. Un'altra cosa è la strada, la pista, sei più libero, sei più... Sì. Meno rischi per le macchine, quindi si può girare con più tranquillità. Il turno delle schiappe, ogni volta c'è qualcuno... Facciamo parte. Nel motociclismo, come diceva un mio vecchio amico, non esistono le schiappe, esistono tutta una serie di appassionati, chi va più forte e chi va più lento. No, siamo tutti avanti alle prime armi, il nostro gruppo siamo tutti avanti alle prime armi, quindi l'importante è che nessuno si faccia male. Come oggi? Ah, benissimo, mi sto divertendo, molto bella, come pista è molto tecnica. Sto imparando a guidare il Motard, spero di fare la prossima gara qua dell'MVR, spero. Immagino che Maurizio ti abbia dato delle buone dritte oggi. Sì, sì, sto copiando, sto cercando di copiare. Adesso entro in pista, cerco un po' di capire un po' come si guida, perché in fondo la moto è proprio un'altra cosa proprio. Bellissima giornata, Maurizio mi ha seguito con dedizione. Guidare il Motard da qui è stato veramente divertente. Come è andata questa giornata in pista? Oggi ottima, ho avuto dei miglioramenti con la sospensione grazie a Gianfranco. Sono stato contentissimo, è la prima volta che faccio 48 su questa pista. Oggi bisogna ringraziare Maurizio che ha organizzato questa splendida giornata, e noi infatti veniamo volentieri qui perché sono giornate propedeutiche per chi vuole imparare, per chi vuole qualche consiglio. Quindi approfittatene, venite sempre quando sentite che c'è una giornata del genere, perché consigli tecnici, consigli di guida, ci sono tanti personaggi importanti, è spesso venuto Raffaele De Rosa e altri piloti dell'europeo e dell'italiano, quindi per noi è una bella giornata perché ci si confronta. Maurizio sta facendo un bel lavoro, anche perché come credo che oggi si debba fare che... si deve puntare su una cosa e non si deve andare oltre. Maurizio si sta impegnando su questa cosa con dedizione, sta iniziando a fare un lavoro serio e buono. Siamo abbastanza soddisfatti, dai, Lello. 4-5 pilotini, tutti quanti sul 6-8, 6-9, un secondo da Bottalico che è il nostro riferimento, modesto ma
quindi felicissimo. Con moto 2006, Maurizio la 2008, mia personale, quindi va bene così. Discorso perfetto, non va una piega, anzi le facciamo noi le pieghe. State migliorando, no? Sì, migliorato molto, il record nostro personale di 2 decimi. Migliorato anche lui. Bella giornata, divertente, 6 e 8, quindi 4 decimi meglio della scorsa volta, felicissimo. Tanti anni di gare, tante belle esperienze, una carriera quella di Maurizio che... Anche tante delusioni. Vabbè, poteva andare... Sì, fanno parte del gioco, sicuramente. Però devo dire, Maurizio è uno di quei pochi che è rimasto comunque con i piedi per terra, vero appassionato di motociclismo, continua... Soprattutto umile. Ecco, infatti ci sarei arrivato, continua con la sua umiltà ed è importante. Certo, oggi si sta divertendo sicuramente. Nel passato faceva veramente... Ma non c'è riuscito. Però ancora adesso si difende, va forte. Ovvi i motivi, chiaramente. Però si diverte veramente oggi. Allora, sulla moto di Marco. Ciao Marco. Ciao. C'è l'adesivo del trofeo Italiana Motori. Hai partecipato come wild card? Cioè? Sì, una sola wild card a Vallelunga. Tu da quanto tempo vai in moto? Vado da 2 anni. Ah, non è tanto. Quanti anni? Da poco, 24. Ho cominciato tardi, purtroppo. Che bella età. Vabbè, intanto vuoi fare il pilota professionista? Mi piacerebbe. Però allora si è iniziato tanto. Ci vuole il budget, purtroppo. Il problema è solo quello. Io ho un GSX R750 K7. La prima volta qui ad Airola? No, la seconda. È fantastico. Una bellissima pista, a parte l'ambiente è stupendo. Forse è più bello stare nei box con tutti che girare in pista. Prima di provare la pista guidavo in strada ed ero anche un po' spericolato. Ammetto le mie colpe. Però ho notato che quando sono incominciato appunto con la pista non c'è più paragone con la strada, no? Non ci sono pericoli e poi soprattutto in strada vado molto più piano adesso perché guardo oltre le macchine, tante cose valuto quando sono in strada, però poi quando vengo in pista si chiude la vena e non si ragazza. Più, esattamente. Se devono divertirsi, come si dice... devono arrivare al limite con la loro moto, il consiglio migliore è andare in pista, è la miglior cosa perché ci sono la sicurezza giusta, tuta, c'è tutto, che ci sono i presupposti per fare quello che vogliono fare, per strada no. Ed eccoli qua, erano qua tutti i protagonisti di questa giornata. In conclusione, io so che tu vuoi fare dei ringraziamenti, mi sembra doveroso anche da parte tua, non so chi vogliamo ringraziare. Allora, in primis ringrazio tutte le persone che sono qui oggi e che sono state qui già al primo evento che si è tenuto a fine agosto. Quindi sicuramente in collaborazione con l'autodromo ne organizzeremo altre, quindi o andate a visitare il mio sito www.mauriziobottalico.it oppure su Facebook il mio profilo Maurizio Bottalico e io lì pubblicherò sempre tutti gli eventi che faremo sia come corsi con la scuola di pilotaggio sia come giornate di prove libere. Beh, se vi è piaciuto quello che avete visto in questo servizio vi aspettiamo, ci saremo anche noi. Grazie. Grazie a te.